Rigenerazione ambientale e paesaggistica del litorale salernitano, riqualificazione e potenziamento del sistema della rete della mobilità dell'area, rafforzamento degli asset dell'offerta turistica, puntando alla completa fruizione e valorizzazione del complesso del suo patrimonio ambientale, storico e archeologico, riqualificazione del sistema della filiera agricola e zootecnica, potenziamento delle politiche e delle strutture per la riduzione del disagio sociale per favorire azioni di sicurezza e legalità. Sono le linee programmatiche del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Campania e i comuni della costa campana per la rigenerazione e la valorizzazione del litorale Salerno Sud. La firma si è tenuta nella Sala De Santis di Palazzo Santa Lucia a Napoli, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dell'assessore Bruno Discepolo, del consigliere al Master Plan Franco Alfieri e dei sindaci e delegati dei comuni di Agropoli, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio Pestum, Castellabate, Eboli e Pontecagnano Faiano. Si entra nel vivo e si entra, diciamo, con una velocità importante da parte della Regione Campania, devo dire coordinata, nominata appunto dalla Regione, da Franco Alfieri, in qualità anche di sindaco di Capaccio, il coinvolgimento di tutti quanti i sindaci da Salerno, ora ci siamo estesi fino a Castellabate, includendo anche alcuni comuni, tra virgolette, nell'entroterra, come Bellizzi, ma perché c'è anche il ragionamento importante sul rilancio dell'aeroporto. E in questa sottoscrizione del protocollo d'intesa abbiamo voluto sottolineare innanzitutto la capillarità e la rete tra le amministrazioni comunali, una pianificazione che tenga conto appunto di un progetto unico che la Regione debba finanziare, come ha fatto appunto con la zona domiziana. Riteniamo che abbiamo gli strumenti, i mezzi affinché davvero possiamo una volta per tutte rilanciare definitivamente la nostra fascia costiera. Oggi c'è il master plan, che cosa ci sarà in futuro? In futuro ci sarà un progetto che nelle diversità rilancerà in modo omogeneo l'intera zona, cercando di valorizzare al meglio quello che abbiamo, pulendo, garantendo sicurezza, garantendo ordine, garantendo manutenzione, infrastrutture, partendo da quello che poi sono gli interventi che partiranno a poco con il depuratore di Coda di Volpe, i depuratori che poi si collegheranno a quelli, diciamo, di Coda di Volpe, e quindi anche un percorso di depurazione delle acque che consentirà una maggiore pulizia, una maggiore tutela e salvaguardia del territorio e contemporaneamente un intervento di infrastruttura che possa dare davvero un servizio di qualità. La Pineta purtroppo sottoposta a dei vincoli, con la riserva devo dire stiamo ragionando, sede Tanagro in modo particolare, al rilancio della stessa. Contemporaneamente proprio in questi giorni abbiamo avviato con la riserva sede Tanagro, ora per quanto riguarda il comune di Eboli di Capaccio, il contratto di fiume, quindi un ragionamento molto più ampio con la Regione Campania, coinvolgendo a una ventina di comuni affinché davvero possiamo fare una pianificazione sul contratto di fiume e contemporaneamente nel togliere una volta per tutte, mi auguro, i vincoli sulla nostra Pineta.